Un gol per la vita. Un gruppo di infermieri, un'associazione di Castellammare di Stabia, che cosa fa? Organizza una partita di calcio fra attori, medici, infermieri e quanti sono disponibili per dare una mano al reparto di oncoematologia dell'ospedale di Pagani. Ho avuto la fortuna di rincontrare Enzo Passero, che è un caro amico e coordinatore di questo gruppo di infermieri che si adopera per iniziative di beneficenza, e quest'anno hanno deciso di programmare una serie di iniziative, cene spettacolo, pranzo spettacolo, partita, per la raccolta di questi fondi da destinare a supporto del nostro reparto, dei nostri bisogni, delle nostre necessità, ad integrazione di quello che può essere la carenza e il deficit pubblico. L'evento, che è l'evento più importante di questo programma di iniziative, è la partita del cuore. La partita del cuore che si terrà a Castellammare sabato 14 al Romeo Menti, nazionale attori e rappresentanti di polizia, di infermieri. Sarà una battaglia all'ultimo sorriso. Il reparto, in particolare insomma, i bambini e le patologie che curano, ci hanno spronato a fare questa diciamo maratona. Chi saranno gli attori? Sempre gli infermieri, sempre tutti noi dell'associazione. Noi abbiamo invitato il 14 maggio i tifosi della UE Stabia, anche perché loro, pur sapendo che i soldi vengono donati a Pagani, faranno uno striscione a favore della beneficenza e quindi staranno con noi. Questo anche perché gli screzzi che ci sono stati a livello calcistico vanno messi da parte, soprattutto quando si parla di beneficenza. Il reparto di oncoematologia è entrato nel vostro cuore, nella vostra mente? Il reparto di oncoematologia, purtroppo lo dobbiamo dire, è entrato nel nostro cuore già da tempo. Vuoi perché tanti amici sono stati curati dal dottore Califano e quindi abbiamo ritenuto opportuno veramente sudare, ma tanto, per organizzare questa maratona, come diceva il mio collega, per portare fondi a loro, perché veramente è un'organizzazione. Io parlo sempre di Califano perché magari inquadro sempre lui. Avere un comandante, perché l'ho paragonato il primo giorno ad una nave, l'unità operativa, avere un comandante come lui vuol dire che quei passeggeri che hanno la speranza di arrivare in quel porto e la salvezza ci sarà.